The Union, un programma sulle elezioni USA 2020. Scritto e condotto da Alessia Gasparini ed Eric Gadd. Bentornati a The Union da Alessia Gasparini ed Eric Gadd. Adesso ritorniamo nel vivo delle elezioni statunitensi, che abbiamo un po' abbandonato per le ultime notizie Covid e Black Lives Matter. E faremo il punto su Trump versus Biden. Avevamo parlato della morte di George Floyd e raccontato delle proteste che avevano attraversato le città di tutti e 50 gli stati americani e poi allargatesi a tutto il mondo fino ad arrivare in Italia. Abbiamo visto le manifestazioni, le principali manifestazioni a Roma, Milano. Dove The Union è stata anche presente, esatto, a Roma. Dopo la morte di Floyd sono comparsi diversi video che mostravano altri afroamericani uccisi dalle forze dell'ordine. A Tacoma, nello stato di Washington, lo scorso 3 marzo è morto durante un fermo della polizia il 33enne Manuel Ellis. Il 23 maggio, 2 giorni prima della morte di Floyd, è morto a Bass River, New Jersey, nel nord e non nel sud, sempre durante un controllo delle forze dell'ordine, il 28enne Maurice Gordon. Mentre il 12 giugno ad Atlanta, una settimana fa, Georgia, è stato ucciso Rashad Brooks, 27 anni, con 3 colpi alla schiena. Il suo crimine? Essersi fermato a dormire in macchina nel parcheggio di un fast food perché alticcio. Quindi diciamo che il prossimo presidente degli Stati Uniti, che sia Trump o che sia Biden, si troverà di fronte a molteplici sfide. L'emergenza razziale, per l'appunto, il Covid-19 e la conseguente devastante crisi economica, nonché i rapporti con la Cina in chiave geopolitica. Dei primi 3 punti, tra l'altro, parla anche Alexandria Ocasio-Cortez nel suo video elettorale che ha mandato in onda, perché adesso il 23 giugno ci saranno le primarie per il suo seggio al Congresso. Perché il 14° di New York, esatto, Queens e Bronx. Il mandato dura soltanto 2 anni alla Camera, quindi si rivota di nuovo. Alexandria si è ricandidata e appunto nel suo video promozionale, in cui invita ad andarla a votare, ricorda che ci sono i 3 punti chiave di questo anno. Saranno Covid, emergenza razziale e crisi economica. Un altro fattore non secondario però da considerare è la nuova ondata della cosiddetta white supremacy, cioè la teoria secondo cui i bianchi, sarebbero i caucasici, sarebbero superiori per razza rispetto agli afroamericani. Le proteste organizzate da Black Lives Matter hanno fatto emergere di nuovo questo tratto della società americana, particolarmente nel sud, dove si è scatenato il dibattito sul mantenimento delle statue che commemorano i generali confederati della guerra civile americana. Qualcosa di simile abbiamo visto anche in Italia, ma sì, non ci addentreremo. No. Non rimaniamo sugli Stati Uniti. Esatto, ma nessuna campagna elettorale è stata inusuale come questa. Partita con oltre 20 candidati da parte Dem alle primarie, la convention in cui verrà consacrato Biden come candidato probabilmente si terrà online, almeno ancora non è certo se ci sarà qualcuno o meno in person. Solo Biden probabilmente. Esatto, nessun perché una fonte addentro ha annunciato ieri che l'ex vicepresidente sarà il 20 agosto a Milwaukee, che era appunto la location decisa per la convention, per accettare la nomination alle elezioni e tenere il discorso di investitura, un po' un cavaliere medievale. Ma come direbbe un giornalista molto più famoso di noi, se Atene piange, Sparta di certo non ride, visto che per i repubblicani la convention si dividerà tra North Carolina e Florida, dove il già certo candidato Donald Trump terrà il discorso finale il 27 agosto a Jacksonville. La campagna per la rielezione di The Donald riparte domani con un discusso comizio a Tulsa in Oklahoma, quindi il 20 giugno. Sì. Queste elezioni saranno per lui un referendum sulla sua amministrazione, mentre Joe Biden, che ha trascorso più di 2 mesi a fare campagna elettorale dal suo scantinato in Delaware, proverà a riportare in auge la stagione obamiana. Prevarrà il Keep America Great di Trump o il No Malarkey di Biden? Il primo ospite è Luca Celada, corrispondente da Los Angeles per il Manifesto. Buongiorno Luca e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Buonasera a voi, ciao a tutti. Grazie. Luca, allora, alle elezioni di novembre sarà secondo te veramente Trump versus Biden o in questa campagna elettorale più pazza del mondo ci dobbiamo aspettare qualche altra novità?
Sì, pazza e così in termini di simpatia bizzarra, io direi pure cataclismica e potenzialmente catastrofica. Comunque, direi, diciamo, in anni normali non ci sarebbe proprio la questione. In anno di pandemia, rivoluzione sociale e Trump, è difficile fare affermazioni assolute, però diciamo che sì, tutto indica che almeno fino alle convention si giungerà con i due candidati che hai menzionato e che verranno riconfermati in qualche maniera. Ci sono diverse variabili, una sono le commissioni come dire, di pacificazione democratica istituite da Joe Biden e Bernie Sanders per qualche modo inglobare le istanze del fianco sinistro dei democratici, cioè di Bernie, nel programma ufficiale, la platform che dovrà venire approvata ad agosto. E poi bisognerà vedere diciamo, la selezione di del vicepresidente, di cui magari adesso parleremo un po' più a fondo, ma anche dei postumi di quello che sta accadendo oggi. Naturalmente stiamo parlando oggi di Juneteenth, sappiamo tutti il momento di convulsione sociale che sta vivendo il paese e ci sarà da vedere quale influenza questo possa avere, nonché, come dice Cornel West, l'inevitabile contraccolpo neofascista, sue parole, che non è possibile escludere. Quindi, insomma, un riassestamento, un'estremizzazione plausibile delle posizioni. Ultima cosa che vorrei menzionare è che non è poi neanche questa la domanda forse principale da fare, se saranno questi i candidati, ma cosa voglia dire poi presentarsi alle elezioni con questi candidati, perché esistono meccanismi, nella mia opinione, sottostanti che influiranno più degli stessi candidati, e sono i meccanismi con cui Trump ha vinto il suo primo mandato: il collegio elettorale e il gerrymandering che lo sottende, cioè la manipolazione dei distretti elettorali a maggioritario secco disegnati dalle amministrazioni locali prevalentemente repubblicane per favorire, sotto appunto regime maggioritario, il partito repubblicano, malgrado un evidente svantaggio nel voto popolare. Perfetto, Luca. E a proposito appunto di meccanismi che ci sono dietro la politica, quando si parla di appunto di politica negli Stati Uniti si passa inevitabilmente anche per le opinioni delle stelle dello sport, che magari per noi italiani sembra una cosa strana, ma in realtà negli Stati Uniti è una cosa molto popolare, come abbiamo visto anche nel caso di Black Lives Matter, quando hai intervistato per il manifesto la star NBA Kareem Abdul-Jabbar, che appunto da anni si batte per i diritti civili. Quanto pensi che peserà in queste elezioni l'appello al voto di celebrità afroamericane, considerando anche che LeBron James insieme a altri sportivi ha dato vita all'associazione More Than a Vote? Quanto questo, secondo te, questa mobilitazione favorirà Biden? Farà parte del mix questa mobilitazione e sì, favorirà Biden. Non solo storicamente il voto afroamericano pende da parte democratica, ma specificamente con questo candidato abbiamo visto la sua risurrezione clamorosa, no? Con le primarie del South Carolina, quando ha, pur sembrando fino a poche ore prima spacciato, è stato rimesso in gioco dalla un'enorme maggioranza di voti afroamericani. Detto questo, il contesto è che lo sport pesa, lo sport che si trova in crisi come tutto il resto della società anche per via del lockdown, e quindi che è ancora più vicino in un certo senso ai fan, ai tifosi, lo sport che è in gran prevalenza o comunque con una forte componente afroamericana,
lo sport americano, lo sport americano che ha una tradizione di protesta sociale da Muhammad Ali che rifiuta di andare in Vietnam e viene messo in prigione, alle proteste di Messico 68, le Olimpiadi del Pugno Nero, che tutti ricordiamo per quell'immagine iconica, che furono boicottate da Karim Abdul-Jabbar. Proprio lui me ne parlava la settimana scorsa, abbiamo ricordato l'atmosfera che portò pochi mesi dopo l'assassinio di Martin Luther King a quelle proteste e come queste abbiano un parallelo nelle proteste di oggi. Quindi sì, tutto questo entrerà in gioco, ma ancora una volta c'è qualcosa di più fondamentale, se vogliamo, cioè una strategia precisa repubblicana di voter suppression, di inibire la partecipazione elettorale degli afroamericani, degli ispanici, di settori svantaggiati che favorirebbero i democratici, di falsare in sostanza il voto popolare. Questa è una cosa che tra l'altro si ricollega al DNA degli Stati Uniti e delle ingiustizie che discendono dallo schiavismo, diciamolo, no? Con poi le leggi Jim Crow che furono fondate sul disenfranchisement, gli ostacoli posti ai neri per votare, i test di alfabetizzazione, queste cose che ci vollero 100 anni, perché nel 65 col Voting Rights Act sotto Johnson, spinto da Martin Luther King, fossero abrogate definitivamente, lo furono, furono posti sotto commissariamento gli stati meridionali che continuavano ad imporre queste barriere. Nel 2013 è accaduta una cosa piuttosto epocale, sotto Obama ma anche sotto regime già a maggioranza conservatrice della Corte Suprema, quella Corte ha tolto gli obblighi, la supervisione federale di questi stati. Risultato? Quasi immediatamente dal Texas all'Alabama, alla Florida, la Georgia sono state sospese queste regole di garanzia di accesso al voto, con un effetto immediatamente rilevabile di abbassamento di partecipazione di neri. Clamoroso il caso in Texas in cui è stata condannata alla prigione una ex detenuta che, non sapendo che esistevano leggi che vietano agli ex detenuti di votare, ha votato e la sua scheda non è stata contata ma è stata messa in prigione. Ecco, questo tipo di diffusione di paura della popolazione, sono stati annunciati osservatori armati, fra virgolette, del Partito Repubblicano da parte della compagna Trump per osservare le operazioni di voto. Si tratta di aperta intimidazione e molto si giocherà su queste cose a novembre. Bene. Proprio, cioè adesso facciamo un salto di 4 anni, nel senso che nel 2016 si pensava che quelle elezioni presidenziali sarebbero state, per così dire, di transizione, data l'età avanzata dei candidati Trump e Clinton. 4 anni dopo la questione si è riproposta in maniera ancora più problematica, visto che Biden è prossimo agli 80 anni e se dovesse vincere quasi sicuramente resterà in carica per un solo mandato. Secondo te, Luca, in questo momento negli Stati Uniti esiste un problema di ricambio generazionale nella classe dirigente, soprattutto a livello presidenziale? Esiste ed esiste ogni volta che Joe Biden apre bocca per molti americani, soprattutto per molti democratici che già in partenza si troveranno a votare per il minore dei due mali e a farlo controvoglia, e si spera che voteranno perché esiste quella componente ancora incognita di partigiani di Bernie, anziano anche lui ma che aveva generato un entusiasmo senza precedenti proprio tra i giovani. Ecco, bisognerà verificare se ci sarà effettivamente una perdita di voti per Joe Biden, candidato moderato ed anziano che poco fa per eccitare gli animi di quella nuova generazione che sta dimostrando da 3 settimane tutti i giorni in strada quanto sia essenziale come spinta propulsiva. Sta provocando riforme bloccate da mezzo secolo in 2 settimane,
sta dimostrando che esiste ancora la possibilità di una coalizione bianca, ispanica, nera e asiatica. Ma veramente il dato principale quando usciamo e vediamo le proteste in questi giorni è questa, è la gioventù, insomma, è veramente questa componente generazionale. Obama era riuscito in qualche maniera ad inglobarla. È cruciale che questo avvenga per Biden e oltre all'implementazione delle riforme che dovranno esserci, almeno dei piani per riformare ad esempio la polizia, i democratici dovranno farsene carico in queste settimane, dipenderà tutto molto dalla selezione della vicepresidente, perché Biden ha l'età che ha e anagraficamente non cambierà. Ci sono i presupposti per un ricambio di leadership all'interno già del primo mandato, se ci sarà un primo mandato sicuramente per il secondo, insomma si è detto altre volte, ma io francamente in 40 anni non ricordo una scelta che sarà così cruciale come quella del vicepresidente, vorrei dire della vicepresidente, e di più, poche ore fa Amy Klobuchar ha volontariamente ritirato il proprio nome, era stata inclusa nella rosa di una decina di papabili e ha detto quello che tutti pensano, che non solo è l'anno per una vicepresidente donna, ma lo è per una vicepresidente donna non bianca. Ecco, c'è un forte consenso, io credo che sarebbe difficile adesso ignorare questa istanza che sgorga dalle strade ormai, e quindi la rosa si restringe ancora di più verso 4-5 nomi, la Susan Rice, ex ambasciatrice all'ONU di Obama, la sindaca di Atlanta, Keisha Lance Bottoms, astronascente del partito, Val Demings della Florida, forse Stacey Abrams, quasi governatrice della Georgia nel 2018, soprattutto Kamala Harris, che sembrerebbe al momento in pole position, l'ex attorney general della California, indo-caribe americana, che ha tutte queste carte a suo favore. A suo sfavore è californiana, quindi non apporterebbe forse appoggio in stati critici, ed è stata ministro della giustizia dello Stato, quindi con forti legami con le forze dell'ordine, questo potrebbe deporre non a suo favore, ma comunque questa scelta sarà davvero cruciale per Joe Biden. Perfetto. Quindi diciamo che comunque Biden sì, può essere favorito secondo i sondaggi, però dobbiamo prenderli un po' con le pinze, visto che anche quello che successe 4 anni fa a Hillary Clinton. Bravo. I sondaggi non sono quelli di una volta. Sì. No, veramente, a questo punto poi è veramente difficile farvi affidamento. Con tutti i pezzi in movimento in questo anno, che davvero bisogna tornare al 68 per avere un parallelo, c'è una sensazione di sviluppi epocali nell'aria. Hanno il potenziale positivo e non tanto positivo, compreso lo scenario che in qualche maniera incombe inquietante di una crisi costituzionale, di un deadlock, una sostanziale parità per esempio nel collegio elettorale, pur se io do per scontato una maggioranza nel voto popolare per i democratici, e il rifiuto di Donald Trump di certificare le elezioni, di contestare il voto per posta ad esempio, che può favorire i democratici, di intervenire in maniera non costituzionale nelle elezioni. Non si può scontare anche questo, andiamo avanti così. Perfetto. Perfetto Luca, ti ringraziamo, hai fatto bene, ragazzi. Un bellissimo affresco della situazione. È stato chiarissimo. Vado a vedere Juneteenth, poi ve lo dico un giorno. Va bene, grazie. Intanto ringraziamo... Un abbraccio, ringraziamo e salutiamo Luca Celada, corrispondente da Los Angeles per il Manifesto.
Il nostro prossimo ospite è Giuliano Sant'Angeli Valenzani, docente di storia degli Stati Uniti all'Università di Macerata e a Roma 3, nonché nostro vecchio collega di studi. Il dottor Valenzani è tra i coordinatori del progetto A Transatlantic Take on American Elections 2020, organizzato dal Dipartimento di Scienze Politiche di Roma 3. Non potendo essere oggi con noi, l'abbiamo raggiunto ieri su Zoom ed ecco cosa ci siamo detti. Allora Giuliano, puoi spiegarci brevemente cos'è l'ideale della Lost Cause e cosa gli accadrà secondo te dopo questa ondata di proteste di Black Lives Matter? Certo, allora innanzitutto diciamo che la Lost Cause o l'ideologia della Lost Cause è nient'altro che una serie di miti, di credenze, di falsità storiche che sono sorte fin da subito dopo la fine della guerra civile americana e che però, e questa è la cosa importante, si sono poi affermate come la verità storica, come diciamo la narrazione storica accreditata non solo nel sud degli Stati Uniti ma anche nel nord. Materialmente da un punto di vista proprio linguistico il termine Lost Cause esce fuori per la prima volta proprio nel 1866, cioè l'anno dopo, letteralmente la fine della guerra civile, perché c'è questo giornalista della Virginia che si chiamava Edward Pollard che scrive questo libro che si chiama The Lost Cause, A New Southern History of the War of the Confederates, quindi la Lost Cause, una nuova storia della guerra dei confederati, e qui in questo libro escono fuori per la prima volta alcuni di questi miti che poi si imporranno come quelli, come delle realtà storiche. Ricordiamo ad esempio uno dei più importanti di questi miti, che è molto perficace e che in certi casi diciamo ancora oggi si fa sentire, è il fatto che la guerra civile non fu combattuta, non scoppiò a causa della schiavitù. Questo ovviamente è molto importante ed è una cosa che la cultura americana si è portata dietro fino adesso. Poi ovviamente tutta una serie di leggende sulla condizione degli schiavi, il mito che gli schiavi vivessero bene sotto il regime schiavista dei signori del cotone, era nato già prima della guerra civile, però viene ripreso dopo la guerra civile, viene applicato alla guerra civile, e si dice quindi che il Nord si è venuto ad impicciare di una questione su cui non aveva diritto, che è venuto a rovinare la vita del Sud, a distruggere la vita delle persone del Sud, di poveri e ricchi, per una questione che non aveva senso di esistere, perché in realtà la schiavitù si sarebbe abolita poi da sola, l'avrebbero abolita anche i confederati se avessero vinto l'indipendenza, eccetera. Falso, ovviamente. C'è poi tutta una serie di leggende, queste invece prettamente legate alla vicenda bellica, che riguardano l'eroismo e il coraggio dei soldati confederati e soprattutto dei generali confederati. C'è quello che poi alcuni studi hanno messo in luce come una sorta di pantheon quasi religioso della Confederazione, che vede appunto Robert Lee, il generale più importante, più famoso della Confederazione, Stonewall Jackson, un altro eroe carismatico della Confederazione, e il presidente degli Stati Confederati, Jefferson Davis, che in qualche modo racchiudono questa mitizzazione. E ancora oggi, e questa è notizia appunto, è attualità, le statue di questi e di altri eroi confederati iniziano solo adesso, per la prima volta veramente in maniera sostanziosa, ad essere contestate, ad essere abbattute. Diciamo che è dagli anni 60, sostanzialmente, solo dagli anni 60 del Novecento, ovviamente, che la storiografia ha preso una posizione netta su queste vicende, ha iniziato a dire che ad accorgersi e a mettere in luce la falsità di tutte queste idee. Però, appunto, la cosa importante, fondamentale, è che il paesaggio materiale, non solo del sud in particolar modo, ma anche del resto degli Stati Uniti, è ancora pieno di questi sacrari, di questi monumenti, di questi memoriali alla Lost Cause, diciamo a questa visione romanzata del sud, che attenzione, non sono solo le statue, quelli sono i più visibili, ovviamente la statua del generale confederato sta lì a simboleggiare che quella è la terra di chi crede che quello sia un eroe, che venera quella sua idea, eccetera, ma ce ne sono anche tante altre che magari è un po' più difficile cogliere. Ad esempio, chi va a farsi un viaggio turistico
nel sud, negli stati del sud, sicuramente a un certo punto capiterà in una di queste antebellum homes, come si dicono in inglese, queste case, le case padronali, appunto, costruite nell'Ottocento, che erano le case dei signori del cotone, dei padroni. E però il giro turistico che ti fanno fare, molte, poi non in tutte per carità, ma in molte di queste case prebelliche, è fatto da una guida, una hostess vestita come Scarlett O'Hara, che ti dice, ti decanta quanto erano ricchi e quanto erano gentili, quanto erano cavallereschi quelli che vivevano in quella casa, quanto erano belle le dame, quanto erano coraggiosi i mariti di queste dame, e il tour poi alla fine finisce che molto spesso non prevede nessun accenno al fatto che però quella ricchezza se la potevano permettere perché nei campi di cotone c'erano gli schiavi che si ammazzavano e si spaccavano la schiena tutti i giorni. E questo anche è, diciamo, anche quello è un simbolo, è un monumento alla Lost Cause. Mi chiedevi cosa succederà adesso a questa idea, a questa ideologia. Scomparirà? No, non credo. Scomparirà magari, diciamo, da un punto di vista del paesaggio pubblico, magari, ma neanche tutte probabilmente, le statue ai generali confederati verranno abbattute, molto probabilmente molte di queste poi alla fine non saranno materialmente nascoste in uno sgabuzzino fuori dalla vista di tutti, ma saranno dislocate in qualche parte della città meno visibile, magari dentro un museo o qualcosa del genere. Altre cose del genere hanno già successe, ad esempio quando nel 2015 quel pazzo Dylan Roof aveva sparato a Charleston in una chiesa, 9 persone afroamericane, anche lì, ovviamente non come quella che stiamo vivendo adesso, ma c'era stata, diciamo, un movimento di proteste e si erano incominciati a combattere il dispiego pubblico dei simboli confederati. E lì anche, ad esempio, dal Campidoglio, cioè dal Campidoglio della South Carolina, era stata levata la bandiera confederata, era stata messa però da un'altra parte, non è che fosse stata diciamo, come dire, messa in cantina. La stessa cosa era poi successa anche in Alabama, in Georgia, insomma, lì dove questi simboli e anche queste strade, anche alcune strade erano già state spostate negli ultimi anni, ma diciamo è dagli anni 70 addirittura che prima gli afroamericani e poi anche parte della società civile bianca hanno incominciato a dare, diciamo, un po' battaglia a questi simboli. Probabilmente, ecco, usciranno un po' dalla vista del grande pubblico. Ad esempio, adesso ho visto sul giornale poco un paio di giorni fa che addirittura le corse NASCAR, che sono quelle corse con quei macchinoni incredibili che piacciono molto soprattutto agli americani del sud e dell'ovest, che era uno dei posti in cui ancora non c'era nessun imbarazzo, tutti avevano questa bandiera confederata sugli spalti, i piloti tenevano molto spesso la bandiera confederata sulle loro macchine, eccetera. E anche lì adesso perfino il circuito ufficiale delle corse NASCAR ha bandito la bandiera confederata dalle corse. Quindi ecco, scomparirà probabilmente dal paesaggio pubblico, sarà molto più difficile imbattersi in un uso fatto dallo Stato o da una compagnia commerciale, ad esempio. Questo sì, però ovviamente poi dentro casa quello che fanno le persone non lo possiamo sapere, e soprattutto c'è un altro grande fattore che non c'era fino a, diciamo, pochi anni fa, che è ovviamente internet, dove chiunque può accorgersene, va su Google, digita Lost Cause o non so, qualche ricerca come qual è la vera causa della guerra civile, e gli escono, io adesso non vorrei esagerare, ma forse siamo metà e metà tra quelli che dicono che la guerra civile fu combattuta per la schiavitù e quelli che ti dicono che invece la guerra civile fu combattuta per una questione di principio costituzionale, per i diritti degli stati, che il sud aveva più ragione che torto e che il nord era venuto che il nord lo invase in maniera tirannica. Quindi no, non credo che scomparirà. Quello che è probabile, appunto, è che invece non si vedranno più tante possibilità di un uso anche pop che certa simbologia aveva, perché poi anche questo va detto, dagli anni 60, soprattutto 70 in poi, la bandiera confederata e i simboli della confederazione si erano anche fatti una loro
diciamo, un loro significato parallelo che è un po' più decontestualizzato, che è un simbolo di ribellione generalizzata, di ribellione giovanile, di sentimento antisistema, eccetera. Adesso penso ad esempio ai Lynyrd Skynyrd, altri gruppi musicali che avevano portato il simbolo verso altre sponde, qualcuno dice addirittura verso sponde un po' di sinistra, insomma di contestazione. Questo probabilmente sarà sempre più difficile vederlo, perché ormai indubbiamente già c'era uno stigma ovviamente negativo dietro questi simboli, ora più che mai, e questo, diciamo, le vicende di George Floyd, dell'uccisione di George Floyd, sono veramente un punto importante che avranno una ripercussione più forte, secondo me, probabilmente, già la stanno avendo, probabilmente, di quello che era stato appunto il caso di Charleston nel 2015 o quello in Virginia del 2017 per le proteste. A proposito di questo, Giuliano, dicevamo appunto che a proposito dei monumenti e anche i riferimenti più pop o comunque più nella cultura, diciamo, accessibile anche a noi dall'altra parte dell'oceano, ad esempio, il problema non è soltanto culturale, ma anche un po' storiografico. Già Eric Foner, che è un importante storico statunitense tra i massimi esperti di guerra civile, nel suo ultimo libro ha indagato sulle responsabilità degli storici nella creazione proprio dell'ideale nostalgico sudista. Secondo te il dibattito sulle statue e i film, come ad esempio Via col vento, che è forse più conosciuto, che romanticizzano l'ideale sudista, potrebbe innescare un momento di revisionismo storico positivo, diciamo, tra virgolette? Probabilmente io direi di sì, però direi anche un'altra cosa, cioè che la storiografia ha già accettato, almeno da qualche decennio, tutto questo. È molto difficile oggi trovare un libro di storia accreditato, insomma, che propugni qualche parte di questa ideologia della Lo Scos, o che sia, diciamo, criticabile di filosudismo, di filoconfederatorismo, come possiamo chiamarlo. E questo in realtà è qualcosa che è in moto dagli anni 60-70 soprattutto, però certo, ovviamente sono continuati a uscire dei libri che, senza premere troppo, libri di storia ovviamente, che senza premere troppo, senza lasciare intravedere una partigianeria di fondo, però diciamo tendevano a dare per buone alcune cose, ad esempio tanti libri di storia militare, adesso mi vengono in mente quelli, tendono, anche quelli scritti negli anni 80, negli anni 90 e negli anni 2000, tendono a dirti che effettivamente i generali confederati erano dei geni, erano molto più bravi dei generali nordisti, e i generali nordisti avevano avuto, diciamo, da parte loro la fortuna di avere a disposizione più uomini, di avere a disposizione più possibilità di farsi costruire cannoni e munizioni dalle industrie, e quindi alla fine avevano vinto. E qui, in un'affermazione del genere, in una posizione del genere, dov'è che finisce, dov'è che inizia, diciamo, il marchio della Lo Scos? È difficile dirlo. Però va anche detto, appunto, che grosso modo la storiografia si è lasciata alle spalle la Lost Cause, come, diciamo, i suoi eccessi e la sua visione. Nessuno adesso si sognerebbe, penso, di dire che la schiavitù non c'entrasse niente con la guerra civile in un libro di storia. Poi ovviamente escono e continuano a uscire centinaia all'anno di libri di come la possiamo chiamare, di finta storia, o insomma scritti da personaggi che non sono accreditati come storici, non sono accreditati nel mondo dell'accademia, scrivono un libro, possono dire quello che gli pare. Però ecco, da questo punto di vista, sì, probabilmente quelle vicende che stiamo vivendo daranno, diciamo, una spinta ulteriore verso un interesse da parte della storia ad occuparsi di alcune vicende, ma non vorrei che passasse l'idea che
queste vicende, cioè che la storia, la storiografia americana e non solo americana fino adesso tentennasse ancora su queste vicende, anzi è già da parecchi anni che c'è un vero e proprio movimento di diversi storici importanti americani che si sono proprio prefissi l'obiettivo di dare battaglia alle finzioni della loro scorsa. Adesso mi viene in mente, ad esempio, è uscito da poco un bel libro di Levine, che è uno storico americano, che smentisce il mito dei Black Confederates, cioè un altro dei miti che piaceva tanto raccontare, piace ancora raccontare a quelli che difendono la Confederazione e il fatto che la Confederazione in realtà non fosse razzista, paradossalmente, è il fatto che loro dicono: ma guardate che nella Confederazione in realtà ci hanno combattuto anche tanti schiavi che si sono arruolati ben volentieri perché volevano difendere la loro terra e i loro padroni. Cosa che ovviamente è falsa, vero è che i confederati hanno costretto, ovviamente sotto la minaccia della frusta e del fucile, gli schiavi a fare dei lavori di fatica per esigenze belliche, quindi scavare trincee, rimettere a posto le ferrovie, cose di questo genere, ma mi pare abbastanza ovvio che è un po' diverso da dire che gli afroamericani abbiano imbracciato con gioia il fucile per difendere il sud durante la guerra civile. E come questo poi ce ne sono tanti altri. Il problema è che gli storici possono scrivere i libri più belli, i libri più fantastici, più giusti su queste vicende, però se poi la gente non li legge, come dire, diciamo, è un po' una voce che grida nel deserto. E diciamo, i proponenti, chi difende la Confederazione, i fanatici della Confederazione, i nostalgici della Confederazione, per quanto paradossale possa essere questo termine, non si vanno a leggere volentieri questo libro, probabilmente non se lo leggono proprio, e si leggono invece il libro scritto, non so, da un membro dei Confederate Veterans di qualche gruppo memorialistico che per sua passione si interessa di storia civile, scrive un libro e loro si leggono quello e ci trovano quello che già si immaginavano di trovarci, cioè tutti i miti e le cose che gli piace raccontarsi dire. Ecco, detto questo, per tornare sul focus anche della nostra puntata, che è Trump versus Biden, quanto pensi che questa nuova ondata di white supremacy, penso anche al Bangalore Movement che si è anche aggiunto tra i manifestanti del Black Lives Matter, possa pesare il 3 novembre? Sì, mia opinione, ma opinione non solo mia, grazie a Dio, ma anche di tanta altra gente, la maggior parte, devo dire che queste vicende peseranno molto. Lo accennavo prima, quello che sta succedendo in questi giorni, in queste settimane, quello che è successo dopo l'uccisione di George Floyd, sta avendo un impatto e una presa anche sulla coscienza dell'America bianca molto più forte indubbiamente di quella che avevano avuto altri casi recenti di violenze dettate da ideologie razziste. Ci sono, poi, per quanto vogliamo affidarci a questo tipo di dati, però ci sono anche dei sondaggi che stanno venendo fatti in questi giorni che dicono appunto questo, cioè dicono che tante persone bianche in un certo senso stanno aprendo gli occhi, ecco, passatemi il termine. Adesso ho qui sotto gli occhi un Monmouth poll, un sondaggio di Monmouth che dice che il 35% dei bianchi che non si riconosce nessuno dei due partiti maggiori considera la questione razziale un fattore determinante nelle prossime elezioni, quelle di novembre. E il 48% dei bianchi che si identificano democratici dice altrettanto. Non solo, altri sondaggi ci dicono che 7 bianchi su 10 cioè, dicono che la questione razziale è un problema serio che bisogna affrontare subito e è un 26% in più di quelli che dicevano la stessa cosa nel 2015. Quindi c'è una maggiore attenzione. Sì, una maggiore attenzione. Che poi è la stessa cosa che dice anche un sondaggio del Washington Post della scorsa settimana, che comunque mostrava come il 53% dei repubblicani fosse a favore di queste nuove manifestazioni del Black Lives Matter movement. Esatto. E nel frattempo cala anche, sembra, di alcuni punti la fiducia che l'America bianca ha nelle sue forze di polizia,
il che è un altro dato importante, perché nella cultura americana tendenzialmente, diciamo, il tutore dell'ordine, sia il poliziotto, lo sceriffo, eccetera, gode, insomma, di uno status abbastanza importante nell'America bianca. E Biden in questo sicuramente ha un vantaggio, perché Biden si sta presentando un po' come il candidato, appunto, dell'America bianca che ha aperto gli occhi, che si è reso conto di un dato incontrovertibile, cioè che non è vero che l'elezione di Obama, come molti avevano sperato, avesse significato anche un superamento vero, definitivo, del razzismo negli Stati Uniti, ma che invece il razzismo Obama o non Obama c'è sempre, ed anzi sta vivendo probabilmente un ritorno di fiamma. E questo è un tipo di discorso che fa presa indubbiamente su tanti americani bianchi, che si rivedono insomma in questa sorta di shock, poi non sappiamo quanto simulato o quanto sincero, di Biden, ma non è neanche particolarmente importante, che si rivedono appunto in questo suo shock, in questo suo aprire gli occhi, come ha twittato lui stesso. E quindi è probabile che questa vicenda, insomma, polarizzerà ancora di più poi il voto di novembre per il presidente. Trump, da parte sua, ci sta mettendo del suo a rischiare grosso su questa vicenda, perché lui continua con i suoi discorsi, con il suo appello a law and order, no? Legge e giustizia, del pugno duro, reprimere le rivolte. Ovviamente, chiaramente tentando appunto di compiacere, di fare leva sul sentimento di paura di parte dell'America bianca, che teme, che vede con spavento quello che sta succedendo nelle città. E in realtà anche questa è una cosa vecchia, e la storia ce lo insegna, era già successo. Nixon, per esempio, venne fuori praticamente così come presidente, appellandosi a questo law and order, a questo desiderio di sicurezza degli americani. La differenza però qual è? La differenza è che Nixon, a differenza di Trump, era stato un po' più bravo, diciamo, a levarsi di dosso l'accusa di razzismo, aveva detto, dicendo di non essere razzista. Trump, per quanto twitti che lui non è razzista, eccetera, però fa delle dichiarazioni, fa dei gesti anche, che lasciano capire il contrario. E c'è tutta una fetta di americani che, per quanto spaventata, non intende seguire, diciamo, un messaggio platealmente razzista da parte del presidente. E quindi, ecco, questo è il rischio per Trump, o il vantaggio che potrebbe avere Biden. Trump difficilmente si leverà di dosso l'etichetta di razzista, a questo punto è troppo tardi e non ci sta neanche particolarmente provando, e senza contare che poi Biden ha dietro di sé praticamente la stragrande maggioranza dell'elettorato nero, che vedono in lui, diciamo, il successore ideale di Barack Obama, perché era stato suo vicepresidente e quindi ha appoggiato la buona parte della comunità afroamericana. Quindi sì, la questione del suprematismo bianco sarà centrale nelle elezioni di novembre, e da chi vada a favore è difficile dirlo. La mia opinione, che vale quello che vale, è che però giocherà a favore del candidato democratico, perché appunto l'appello alla sicurezza e all'ordine di Trump lasciano un po' il tempo che trovano in questo particolare contesto. E quindi questa, la questione razziale, è un sintomo di come gli Stati Uniti stanno anche cambiando, e nel 2045 sappiamo che i bianchi saranno la nuova minoranza. La nuova minoranza, cioè. E beh, quello ridiscriverà completamente tutti i giochi politici che sono valsi fino adesso, invece, in cui invece i bianchi erano ancora la maggioranza. Perfetto. Grazie. Ed eccoci tornati in studio. Rimanendo in argomento guerra civile, oggi negli Stati Uniti si celebra il Juneteenth, come ci ha ricordato prima Luca Celata, che ci ha salutato dicendo che andava alla manifestazione, che è una commemorazione della fine della schiavitù. Il 19 giugno del 1865, a Galveston, in Texas, con la guerra già finita da aprile dello stesso anno, il generale nordista Gordon Granger lesse gli ordini che liberarono gli schiavi nello stato rimasto ultima roccaforte del sud.
Quest'anno il Juneteenth ha acquistato particolare rilevanza a causa della concomitanza con il primo comizio post-lockdown organizzato da Donald Trump, costretto ad inseguire Biden nei sondaggi a Tulsa in Oklahoma. Già la scelta della location ha fatto discutere. Per un presidente che non ha mai nascosto del tutto la sua tendenza verso la white supremacy, organizzare il comizio nella città passata alla storia per la distruzione di un intero quartiere afroamericano nel giugno del 1921 aveva suscitato clamore. La coincidenza con il Juneteenth, però, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto il presidente a rimandare di un giorno il comizio, spostandolo dal 19 al 20 giugno. Tra l'altro Trump si è anche vantato di aver riportato in auge il Juneteenth, che non essendo una festa ufficiale, diciamo, ma non è festa nazionale, è una ricorrenza, diciamo, informale. Adesso molte aziende hanno detto che comunque diventerà per loro giorno di festa, tra cui la Levi's. Esatto, appunto, dicevo che Trump si è vantato di averlo riportato in auge proprio perché se ne è parlato in merito alle controversie sulla scelta del giorno per il suo comizio a Tulsa. Ulteriore motivo di discussione in merito appunto al comizio di Trump è stata la comunicazione inviata ai giornalisti negli scorsi giorni, nella quale si intima di non fare causa al presidente se qualcuno dovesse essere contagiato dal coronavirus durante il comizio. Venite e muti. Prima di salutarvi vi vogliamo parlare del sito TrumpTwitterArchive.com che monitora tutti i tweet del presidente. Bene, è interessante vedere come The Donald twitti molto di più sull'ex presidente Barack Obama che sul suo diretto avversario il 3 novembre. Ad oggi, su 49.784 cinguettii riportati a oggi pomeriggio, sicuramente ne avrà fatti già altri 10-15, quelli contro Obama sono 2.995, pari al 6%, mentre quelli contro Joe Biden sono 336, ossia lo 0,06%. Dall'analisi dei tweet pare evidente che il vero sfidante per Trump sia Obama e non Biden. Esatto, dedicargli soltanto lo 0,006% dell'attenzione forse per Trump è già molto, però in realtà i dati ci suggeriscono altro. Sì. Dopo questa chicca informatica e sondaggistica, un po' nerd, esatto, la nostra puntata di oggi termina qui. Vi ricordiamo che trovate The Union anche su Twitter, Instagram, Facebook e Telegram, con continui aggiornamenti sulla politica statunitense. Potete riascoltare la puntata di oggi e quelle precedenti in podcast sulla nostra pagina Spreaker e sul sito di Radio Roma Futura. Un grande grazie da Alessia Gasparini ed Eric Gadd.